Tanto? Sì, noi siamo una startup innovative da circa 2 anni, ad agosto compiamo 2 anni, locale, quindi di Terni. La nostra startup si occupa di una piattaforma di job matching, quindi una piattaforma di incontro diretto tra domanda e offerta di lavoro a livello mondiale, in cui all'interno del nostro portale vengono riprodotte tutte le logiche dei processi di recruiting con domande e risposte tra azienda e candidato. Quindi la mission e il mood di Face for Job è la disintermediazione. Quindi in Face for Job, che ormai è diventato un portale in 7 lingue e in tutto il mondo, siamo stati agli eventi più importanti internazionali come rappresentanti dell'Italia in Asia e in Europa, praticamente non vengono ammessi gli intermediari, quindi è uno strumento democratico, libero, di incontro diretto tra azienda e candidato, totalmente gratuito per i candidati, mentre le aziende lo usano a consumo. Quindi anche l'altra rivoluzione importante è il fatto che l'azienda non ha contratti, carica qualche euro in Face for Job, incontra i suoi candidati ideali e se li intervista con domande e risposte tipiche del primo colloquio. In più Face for Job è anche un radar, un termometro dei flussi di lavoro del mondo, perché abbiamo messo a punto un algoritmo che pesca tutte le opportunità di lavoro che le aziende pubblicano nei loro siti web. Quindi in Face for Job in tempo reale noi riusciamo a dire in tutto il mondo quali sono le posizioni aperte, ma non quelle dietro loghi anonimi, ma quelle all'interno delle sezioni Lavora con noi e Careers delle aziende. Tutto questo ci ha fatto guadagnare premi per circa 1 milione di euro in un annetto, lavorano con noi 15 persone, mentre un anno fa ero solo, e abbiamo un progetto per un grande polo innovativo in Umbria che darebbe occupazione tra 500 e 1000 persone. Quindi magari la tua testimonianza ci può anche sottolineare il fatto che non è sempre così difficile per un giovane introdursi nel mondo del lavoro. Nel senso che io sono giovane parzialmente, ho 39 anni adesso, vengo da un'esperienza manageriale lunga estera italiana e ho fatto una startup in un'età in cui avevo una maturità per farla. Quindi direi che per un giovane può essere diciamo un po' ardua, ma ben venga, cioè se un giovane ha una bella idea ma si mette in gioco va benissimo, e poi ci sono un sacco di strumenti che oggi aiutano gli acceleratori e gli incubatori. Per me non è stato facilissimo, perché anche vincere dei premi significa avere le competenze e la professionalità per poter fare delle domande adeguate che un giovane sicuramente non può fare perché non ha la preparazione. Quindi alla risposta direi non è difficilissimo, non è impossibile, ma non è neanche facilissimo. Da separare il discorso di essere persone mature con esperienza che fanno dei progetti imprenditoriali e giovani che ne possono sfornare anche 10 all'anno.